per consentire all'Italia di raggiungere un buon livello di liberalizzazione e di dare risposte a buona parte delle problematiche legate alla concorrenzialità nel nostro Paese, poiché la politica della concorrenza è una leva indispensabile per garantire il rilancio e la crescita economica. Grazie. Grazie senatrice Fasiolo. È iscritta a parlare il senatore Consiglio, ne ha facoltà. Sì, grazie Presidente. Su questo DDL è intervenuto il sottosegretario allo sviluppo economico Antonio Gentile, poi gli ha fatto eco il primo ministro Gentiloni e entrambi chiedevano, non proprio in modo gentilissimo, un'approvazione rapida di questo provvedimento. Pensiamo di dovere di poter chiedere, e l'hanno già fatto altri colleghi, un passaggio rapidissimo in commissione in modo da avere la possibilità di sistemare alcune cose che anche nel maxi emendamento si sono palesate non proprio esatte. Una discussione di 2 anni, abbiamo perso il conto delle audizioni, 8-9 mesi dalla sua approvazione in commissione, decima, forse il provvedimento ora è maturo, o magari Presidente non lo è affatto. E allora lo farete maturare come le banane nella cella delle fiducie. Abbiamo lavorato parecchio come minoranza, come gruppo Lega, sull'articolo dall'1 al 15 sulle assicurazioni. Il tema che è stato trattato in questi articoli, l'RCA, è per noi stato di molto interesse e abbiamo dedicato una buona parte del nostro lavoro. Un lavoro volto a ristabilire un equilibrio tra le diverse posizioni rappresentate nel settore, le compagnie assicuratrici, imprese di riparazioni, periti ed assicurati. Un settore ancora troppo chiuso alla concorrenza e assoggettato agli interessi delle compagnie di assicurazioni. Dall'articolo 18 al 26 abbiamo avuto modo di parlare di telecomunicazioni. Gli emendamenti riferiti a questo capitolo sono volti a garantire la possibilità ai consumatori di aderire tra le diverse offerte degli operatori e a quelle che maggiormente risponde ai propri bisogni e alle proprie abitudini di consumo. E si è parlato a lungo anche di energia, i costi dell'energia che sono i più alti d'Europa, qui in Italia, che hanno certamente non facilitato la concorrenza e rappresentano uno dei principali svantaggi delle nostre aziende proprio nei confronti di altri competitor europei e anche extraeuropei. E qui a nostro parere le misure adottate dal governo non appaiono affatto incisive nel rendere il settore più aperto alla concorrenza e quindi nel contribuire alla riduzione dei costi delle bollette energetiche a carico degli utenti. E si è parlato di banche. Questa aula ne ha viste di tutti i colori sulle banche e tutto il lavoro che abbiamo svolto con gli emendamenti riguardanti i servizi bancari hanno tutti la finalità di aumentare la protezione e la tutela dei consumatori che, come è noto, rispetto alle banche e agli istituti di credito hanno una forza contrattuale ed economica molto più debole. Poi abbiamo, e questa era di competenza proprio della nostra Commissione la decima, abbiamo ritenuto di intervenire con diversi emendamenti anche sulla questione della circolazione internazionale dei beni culturali, i cui anni sono stati portati da 50 a 70 per la questione delle opere che sono assoggettate al controllo dell'ufficio esportazioni delle sovrintendenze. Ecco, qui abbiamo esaminato un po' anche temporalmente quali potevano essere quelle opere che avrebbero potuto superare i confini italiani e abbiamo preso ad esempio solamente uno, De Chirico, che questo avrebbe sicuramente messo in condizione la nostra cultura di essere magari privata di alcune opere importantissime. E si è parlato molto delle farmacie. Come si dice sempre, nessuno ha mai visto un farmacista sotto un ponte. E anche è chiaro che c'è una incapacità probabilmente di valutare che l'Italia non è tutta Milano, Roma, Torino e Napoli, ma ci sono anche le farmacie
rurali, quelle che hanno comunque un servizio e fanno un servizio molto importante per quanto riguarda la popolazione e soprattutto come presidio del territorio. E una legge, la 99 del 2009, all'articolo 47 prevede che annualmente ci sia un provvedimento appunto per il mercato e la concorrenza. Presidente, annualmente. Finalità che ha questa legge è porre in atto un'attività periodica di rimozione dei tanti ostacoli e freni che restano nei mercati dei prodotti e dei servizi. Un'attività che andava perpetrata sulla base di specifiche indicazioni dell'autorità garante e la concorrenza per il mercato. Legge annuale, che di annuale, signor Presidente, non ha poco o nulla. Legge che arriva in aula ben dopo 2 anni della sua emanazione da parte del Governo. Un provvedimento che ha palesato le molte contraddizioni nell'approccio che la maggioranza ha avuto nei confronti di questo provvedimento. Ha avuto venire a capo di questo testo, non sempre la maggioranza ha condiviso tutti gli atteggiamenti anche che sono arrivati dalla Camera e nelle varie commissioni. Un esame che ha chiaramente messo a nudo i vari portatori di interessi, soprattutto le grandi lobby. Una serie infinita di audizioni, sicuramente molto necessarie, ma a volte in limpida divergenza, soprattutto orientate in base agli interessi che loro andavano a tutelare. E si è detto che questo disegno di legge sulla concorrenza è stato rimesso sui binari, come a dire che era abbondantemente deragliato e quindi aveva perso quella linea guida che la legge 99 aveva in qualche modo fissato sulle traversine di questi binari. Norme che vanno e vengono, date ormai vecchie, argomenti trattati in altri provvedimenti e quindi un testo già di fatto modificato per legge. Qualcosa in questi mesi è slittato, alcune cose sono diventate oggetto di una delega per una futura normativa, cosa che tra l'altro, signor Presidente, ci preoccupa non poco. Qualcosa è stato cancellato e alcune decisioni sono addirittura contro lo spirito della legge, si figuri un po'. Insomma, quello che doveva essere un disegno di legge che per la prima volta doveva prendere forma sulla base delle segnalazioni dell'antitrust è diventato un testo che rispetto a quello originario non ha molto e le cui modifiche apportate hanno stravolto il contenuto. Praticamente siamo partiti con l'ABC per quanto riguarda la legge 99 e siamo arrivati con le ultime 3 lettere dell'alfabeto. Quindi, dopo mesi di dibattito parlamentare, siamo forse alla conclusione di questo lungo iter. Qualcosa è anche vero, e non da parte della minoranza, gli si era dato già l'olio santo a questo provvedimento, probabilmente si pensava che venisse affossato, però c'è stata un'accelerazione e sarà posta, dicevamo, la fiducia, l'ennesima, ma qualcosa in tutti questi mesi è sfuggito al governo, l'idea che il cambiamento del quadro normativo sul mercato e la concorrenza abbia per fine ultimo quello di salvaguardare il consumatore, soprattutto se è vulnerabile ed è quotidianamente costretto o sollecitato spesso a ingannevoli scelte. Ebbene, balza subito all'occhio come la linea guida del governo è sembrata influenzata da interessi di settore o di categorie dotate di potenti mezzi persuasivi o da modelli teorici non coerenti con la nostra realtà. A volte ci è parso che questa legge abbia veramente uno scollamento da quelli che sono i reali bisogni dei cittadini. E si è parlato di presenza di barriere alla competizione, insufficienza di trasparenza, di raccomandazioni della Commissione europea, sempre di mezzo a questa Europa. Per la verità questa legge interviene in merito solo a qualche punto segnalato dall'autorità. Punti certamente importanti, RC auto, fondi pensione, servizi postali e questioni legate alle comunicazioni. Ma per quanto ci riguarda forse le cose potevano essere fatte un pochino meglio, ascoltando magari un po' la minoranza. Come ripeto sempre, diamo degli squisiti consigli gratis, cercando di mettere davvero
dall'altra parte del tavolo, questo era importante, dall'altra parte del tavolo dove ci sono i cittadini, dove ci sono i consumatori, dove notoriamente si siedono i cittadini che notoriamente anche, sono anche consumatori, che notoriamente sono anche fruitori dei servizi. Forse sedendosi dall'altra parte del tavolo vi sareste accorti che il cittadino viene spremuto e che notoriamente non tutti i cittadini sono super tecnologici. E spiegheremo poi anche il perché. E sarebbe balzato subito all'occhio che abolire il contratto di maggior tutela e il passaggio al mercato libero, stando seduti dall'altra parte del tavolo, l'avreste considerato una vera carognata nei confronti dei cittadini. E su quella seggiola vi sareste chiesti, ma come, i cittadini sono sempre più in difficoltà sotto l'aspetto economico e ora vengono anche messi in apprensione psicologica anche quelli meno tecnologici, come dicevamo prima. Stando su quella seggiola avreste provato il dramma del comune cittadino, che per la stragrande maggioranza di loro non sceglierà e quindi verrà messa sicuramente, del tutto inconsapevoli più delle volte, nel meccanismo delle aste. Questo vale anche per altri passaggi di questa legge. Definire liberalizzazione alcuni marchingegni è un'evidente falsificazione. E europeisti convinti siete, e oppure ce lo ordina l'Europa, dicevamo prima. E allora dovreste sapere perfettamente che non esiste in Europa un paese dove sono state attuate regole e modalità di questo genere. Il libero mercato esiste già ora, il consumatore può spostarsi da un fornitore all'altro e se non ce la fa è perché probabilmente o non ha la capacità di andare sui social come alcuni sono bravi, oppure probabilmente, Presidente, sta bene dov'è e quindi perché rompergli le scatole a questo bravo consumatore? E allora su quella seggiola ti renderesti conto di un provvedimento che fa delle finte liberalizzazioni, dove non sei padrone di te stesso ma considerato una merce, e posso garantire, signor Presidente, che essere una merce non è proprio la sensazione più bella. Maxi emendamento, gira una bozza, il maxi emendamento che sta circolando, e o pensate di cambiare meglio il testo e allora la cosa può anche essere positivo, oppure avete fatto qualche ritocco, pensate di buttare un po' di fumo negli occhi delle minoranze e ai portatori sani di interesse che ne hanno chiaramente un po' così messo in condizioni anche queste aule di essere contro questo provvedimento. Su energie viene toccato poca roba, sono state cambiate le date, le farmacie praticamente nulla, e cambia qualche virgola, fumo appunto. Allora, signor Presidente, io capisco bene che è difficile redigere una legge di questo tipo. Questo è complicato, e quanto è complicato coniugare le legittime aspettative dei consumatori, la qualità dei servizi con i produttori e chi i servizi li eroga. Ho letto un bravissimo articolo, che mi è molto significativo sotto questo aspetto. I consumatori hanno una facilità nel navigare su internet, per acquistare un bene, sono bravissimi e hanno una capacità enorme di rapportare i prezzi, confrontarli a parità di bene, e hanno una bellissima vocazione a volte di vantarsi con gli amici che hanno trovato il prezzo migliore. E per chi non è avvezzo a questi mezzi c'è sempre il collaudato passaparola. E allora si cerca il bene più vantaggioso da acquistare. Quando poi diventiamo venditori, si inverte l'esigenza e si cerca la protezione contro la concorrenza nazionale e internazionale. E si rimpiange il Medioevo, quando le corporazioni proteggevano le attività produttive. Quando poi siamo costretti a rivolgersi al fornitore unico, e in questo caso parlo della pubblica amministrazione, incrociamo le dita e ci armiamo di santa pazienza. Poi torniamo consumatori e ci entriamo in un mondo per trovare la scappatoia alle norme che abbiamo voluto in quanto produttori e
venditori. Presidente, io chiudo con una sicuramente un plauso ai due relatori, al Presidente Mucchetti, che in questo mare mosso di questo DDL si sono egregiamente salvate, anche senza giubbetto, dei naufraghi, Tomaselli, il senatore Tomaselli, il senatore Marino. Dobbiamo certo dire però che potevamo probabilmente ottenere di più, fare qualcosa sicuramente di meglio, e alcune cose forse potevano essere scorporate e essere trattate in una legge ad hoc e magari affrontate dalla commissione di competenza, perché questo è a tutti gli effetti una legge interministeriale, perché abbraccia praticamente tutto l'arco governativo, e ci vedrà poi nelle dichiarazioni di voto probabilmente con un aspetto soprattutto negativo. Chiediamo comunque, lo ripeto, un passaggio brevissimo in commissione, dove il gruppo Lega si prende la responsabilità di veramente restringere i tempi e non fare dell'ostruzionismo. Grazie Presidente, grazie, ho finito. Senatore Consiglio.